zero. Chimera, ragazzino. Sto giù con Cage, ti butta un ferro in testa alla destra. Dagli soldi d'orologio, anche le chiavi del mezzo. C'è un amico che è educato, è solo troppo violento. E se ti dico che sta in ferie, intendo che è chiuso al fresco. Già, già, oggi ho fatto una barca dei soldi. Chiama Dandy e Guevara che stasera famo i botti. Chiamo un sulco, due troie e svuotamo un da un pelo. Stiamo sul grano, non sul grau, riprendiamo l'impero. Sto su un jeep con gangsta e due G. La fresca nella tuta, sto comodo, no G. Chiedi a Rob, chiedi al team, sto di ronda sempre in giro. Suoniamo al campanello e ti suona il campanellino. Fa click ratato, mira e spara e poi buon voyage. Nuova scarpa, nuova collana, baby poi la sto collana. Clicca, fa click ratato, mira e spara e poi buon voyage. Nuova scarpa, nuova collana, baby poi la sto collana. Portatemi quel faccio un'esecuzione. Uccido ogni tuo parente e lascio solo un genitore. Poi ti metto il ferro in testa e gli regalo l'emozione di vedere da vicino il suo figlio infame che muore. In serie azione bussi, ti faccio fare lo stream. Fai la pizzica, mi basta fare un click. Cambi squadra per due. La figa risulta, qua no. Ah, ok. Capisci? Salve. Salve, buonasera. Buonasera. Piacere. Piacere. Edoardo, piacere. Sono uno dei proprietari del Perla. Del Perla, oh, benissimo. Stavo cercando di passare l'altro pomeriggio quando ho visto che era aperto, però poi non ho trovato nessuno. Ah, ho capito, ho capito. Mi dica, mi dica. No, visto che c'era la banca, ho detto magari è possibile aprire un conto per il locale, ecco. Sì, guarda, mi dai un secondo, io ti dico tutti quanti i servizi che abbiamo. Perfetto. Allora, guardi, prendo un attimo il telefono, ma mi annoto tutto. Allora, eccoci qua. Allora, intanto possiamo fare prestiti, ossia in base alla proprietà del soggetto che vuole ricevere il prestito. Io vado. Noi facciamo, ciao Gigi, facciamo una valutazione dell'oggetto. Ovviamente viene messo tipo una sorta tipo di ipoteca. Ok, quindi nel caso potete fare un'ipoteca, nel caso sì, nel senso, no, più che ipoteca, nel senso uno mette in mettiamo, diciamo, in palio il suo oggetto. Ok. E se non viene ripagato il prestito entro le date ditte, sì. Ok. E uno si rifà sull'oggetto messo in garanzia, ecco la parola più adatta. Poi abbiamo gli investimenti. Da questo lunedì, essendo proprietario anche lei di un locale, sa che non ci sarà il pagamento delle tasse. Esatto. Quindi automaticamente tutte le società avranno... No, mi scusi. Opera. Mi scusi. Non ti preoccupare, aspetta che recupero il tablet. Eccolo qua. Cazzo, spero non si sia rotto. No, tutto ok, fortunatamente. E quindi tutte quante le società avranno un capitale ovviamente versato, ricevuto, incassato, ecco. Quindi da lunedì inizieranno, diciamo, una sorta di valutazione dei locali. Quindi la valutazione del locale potrà scendere, potrà salire in borsa di Vanquest e noi automaticamente accettiamo i vari investitori che possono investire una somma di denaro con alto, basso o medio rischio. Quindi di settimana in settimana il capitale che viene investito può salire o diminuire. Ok, perfetto. Poi abbiamo io lo dico perché può usufruire chiunque, non solo i direttori, okay. Ovviamente. Sì. Poi ovviamente i direttori lo usano anche perché hanno delle, diciamo, notano delle agevolazioni. Certo. Per tutti quanti c'è anche la cassetta di sicurezza, ossia se uno vuole nascondere degli oggetti, non ha, diciamo, un deposito a casa, queste cose qui, con pagamento a settimana, in base a quanto uno paga, c'ha un tot di deposito libero, okay, ovviamente. Perfetto. E poi abbiamo i conti deposito, cioè abbiamo dei conti, diciamo, esterni rispetto alla classica fliga, quindi uno apre il conto da noi e paga soltanto il 10% di quando uno deposita, di quello che deposita, e il resto pure quando sarà al ritiro non c'è nessuna tassa di pagamento, si paga soltanto al deposito e rimane tutto quanto qui, quindi praticamente non rintracciabile dalla fliga. Ho capito. Mi pare ovvio come cosa. E ci stiamo muovendo anche sul settore immobiliare, quindi probabilmente più avanti ci sarà modo di comprare anche qualche immobile. Ottimo. E tecnicamente abbiamo queste cose qui. Non so se ha domande in particolare su qualcos'altro.
Sì, quindi ci sono anche investimenti che si possono fare, ecco. Sì, certo, ovviamente stiamo sviluppando la cosa in quanto da lunedì abbiamo dei dati certi, quindi da lunedì Ok. sicuro abbiamo la possibilità di migliorare questo servizio qui. Ok. Ma se avessi dei soldi, dei contanti da investire, c'è possibilità in qualche modo per ora o ancora niente? Beh, diciamo che per ora uno magari tira fuori giù il contratto di quanto lei ha depositato, di quanto lei ha investito più che altro, e su quale forma, quindi se alto, basso o medio rischio. E poi quando noi avviamo tutti quanti i dettagli, viene contattato e si decide su quale diciamo, locale fare l'investimento. Ok, quindi se dovesse avere dei contanti da parte, potrei reinvestirli qua. Ok. Certo, si può fare. Li puoi investire, li puoi depositare. No, Stiamo perché sviluppando anche depositarli una certa rimarrebbero di lì. stiamo sviluppando anche una certa eredità che per tutti può essere importante. Stiamo aspettando, diciamo, i consensi del una Certo. specie di IMSS, chiamiamola così, che qualora in base a quanto uno li deposita a un tot che può essere ereditato magari da un figlio, da un cugino, da un nipote, perché sai, magari ci si ammala, si può Ah venire a boh, mancare, purtroppo no, capito? purtroppo è così la vita. Ok, mi interessa molto la parte degli investimenti e questa cosa qua a me. Buonissimo, Molto certo, interessante. quello è molto Dato che interessante, ho piace a via un bel molti. gruzzoletto da mettere via e da investire da qualche parte. Perfetto, perfetto, quello senz'altro. Non so, mi dica lei, vuole. Intanto aspetta, vorrei il suo numero in maniera tale che Certo, se lo almeno salvi per qua. i direttori dei locali vorrei avere i numeri. Allora, accettiamo. Ti mando il mio. Ok, poi già che ci sto. Allora, sei tu, modifico, direttore. Del Perla, giusto? Esatto, uno sì, un proprietario, uno dei proprietari. Ok, allora, vabbè, ti lascio Sì, proprietario, lascia metto come vuoi. tuo proprietario, dai. Non so, mi dica lei, vuole essere contattato quando avviamo le pratiche oppure vuole già fare un qualcosa adesso? Ma c'è già un ritorno in qualche modo o ancora niente? Nell'immediato ancora niente, calcola, Ok. partiremo da lunedì e Allora, nell'immediato. ci facciamo così, ci aggiorniamo lunedì quando avete tutto pronto. Sì, ovviamente nella speranza sia tutto pronto, però D'accordo, sì, ripeto, io tutti quanti i database li stiamo cercando di aggiornare in maniera più rapida possibile. E da quello che so, gli investimenti si possono fare il lunedì, se non erro, perché poi comunque parte da lunedì, quindi Ok. diciamo che l'investimento non Sì, da. vogliamo fare una cosa che uno arriva il sabato, sa quanto è andato durante la settimana, perché magari sotto i sotterfugi uno riesce a avere informazioni. E quindi poi arriva il sabato investendo un capitale immenso, capito? Diciamo, vogliamo Perfetto. evitare anche questi problemi qui. Certo. Mi scusi un secondo, ti rispondo. Pronto? Sono un attimo in banca, dammi 5 minuti e arrivo da te. Neanche 2 minuti e sono da te. Dai, a dopo, ciao ciao. Ah, ok. Dai, giusto. Eccomi, scusa. D'accordo, Tranquillo. quindi facciamo così. Perché mi hanno detto di passare di qua, e quindi almeno sono venuto. Ma chi ti ha detto di passare di qua? Un Un certo banchiere. banchiere. Sì, mi ha fatto chiamare il banchiere. Va bene. E mi ha detto di passare di qua. C'erano degli investimenti che si potevano fare molto fruttuosi, redditizi. Sì, vabbè, certo, quello poi dipenderà anche dall'andamento del mercato e delle attività che ci Certo, sono certo. all'interno della Esatto. città. In modo tale da che mi aiutavo a mettere da parte tutti i contanti che ho. Sa, ogni tanto mi arriva la cassa dei contanti. Certo, va In modo tale benissimo. da poterli depositare, reinvestire e magari dopo farmeli tornare in altri modi, ecco. In altre forme. Ho capito. Ha capito, ecco. Ma lei dice di contanti tranquilli oppure di contanti che c'è il rischio di, cioè, bisogno di lavarli?
Se si possono lavare, sono, sarebbe la perfezione. Ho capito, ho capito. Quelli, diciamo, stiamo sviluppando anche quel settore lì. Perché lì ne avrei tanti. Certo, va benissimo. Quelli anche quelli, la facciamo così. Visto che parliamo di un settore abbastanza particolare, anche qui se lo stiamo finendo di sviluppare. E quando avremo tutte quante le carte in regola per avviare questa forma qui, ti contatto per darti tutte le info disponibili. Esatto, esatto, anche perché almeno so anche io come muovermi, ecco. Certo, certo. Ovviamente se mi permetti, capisci che non parto con quel discorso lì, perché ci mancherebbe. Ma infatti ha visto che l'ho tirato fuori alla fine del discorso, quando ci siamo iniziati a intendere. Hai fatto bene. Perché diciamo che non tutti i panni si lavano in casa. Certo. Quindi certo. È meglio andarci piano su certi discorsi. Ah, quello specialmente senz'altro. Quando sono sensibili. No, hai fatto bene, hai fatto bene. Quindi, ecco, in modo anch'io sapere come qual è la somma che vado a depositare, qual è quella che mi esce, tutte queste certo, cose certo. qua. Da quello che so, l'unica modalità che stiamo sfruttando è quella con una percentuale. Allora le percentuali non le ho per certezza, no? Ah, ok. Ti dico, te la butto là giusto per farti capire. Sì. Se uno li vuole nell'immediato, tipo in 3 giorni, c'è un 30% di guadagno. Okay. E se uno li vuole uno accetta in una settimana, c'è il 50% di guadagno. Se uno vuole anche in 2 settimane? No, da tempistiche bene o male dovrebbero essere queste. Una settimana, due. Ok, perfetto. Sì, quindi sì. Circa il 50%. Sì, sì. Però queste queste sono le somme, quelle che ho detto io. Sì, sono sì, anche... sono buttate qua, non sì, sono sì, ancora sì, quelle sì, confermate. Certo. No, certo. Certo, per certo. Farti un esempio, insomma, che però teoricamente è a 3 o 1 dovrebbero essere questo. Certo. Perfetto. Molto interessante. Mm-hmm. Molto molto interessante. D'accordo. La ringrazio, signor Cip. Di niente, Edo, è stato un piacere. È stato un piacere mio. Ok. Alla prossima. Buonasera. Aspetto sue notizie. Quando vuoi, certo, passi certo. Pure dal locale. Va benissimo, benissimo. Io appena ho notizie di contatto. Tanto mi sto segnando sugli appunti miei tutte quante le persone che, insomma, che si affacciano proprio alla Miz Bank, che magari, ecco, per quanto riguarda investimenti e altre cose, non posso dare ancora risposte certe. Perfetto, allora il nostro proprietario, il nostro CEO, sta in un viaggio di lavoro, quindi appena torna magari riusciamo a avere risposte più concrete su questi immagino. Fatti un po' più particolari. Immagino. Dove è andato di bello? È andato in Islanda. Ah, molto bello. Ah, magari si farà trainare dai cani da slitto. Ah, ha fatto. sì, molto bello il panorama e tutto. Sicuramente starà cercando anche l'aurora boreale, non la troverà. Ma non lo so quello, sinceramente. sì, alla ricerca non la trova, secondo me. Immagino. D'accordo. Va bene. Le auguro buona serata e la ringrazio. Anche ancora. A lei di nuovo, arrivederci. Arrivederci, salve. Ciao. Prego, buonasera. Salve. Senta, avrei bisogno di parlare col direttore, per favore. Il direttore attualmente non c'è, però posso fare tranquillamente le sue veci io. No, perché l'ho chiamata, ho mandato un messaggio, lei o il direttore? No, forse ha mandato un messaggio a me. Sì, ero io comunque, quello a cui ha mandato un messaggio, poco fa. Ok, no, avrei bisogno di parlare con lui, era una questione un po' particolare. Io le dico che posso parlare tranquillamente io, però se vuole aspettare il direttore, non so, questa sera so che sta arrivando, ma non mi ha detto l'orario, mentre proprio il proprietario della Mets Bank invece dovrebbe tornare domani sera, massimo martedì sera. Guardi, senza offesa, ma devo parlare con lui. E come preferisce lei? Sì. Parlare di un conto bancario da aprire, capisce a me, questioni particolari. No, vabbè, io sono al corrente di tutto quanto, comunque. Dipende. Non so, cosa è al corrente lei, capisce? Mm-hmm.
Io so di tutte le funzionalità della banca. Posso parlare anche con lei, diciamo. Sì. Ok. Quindi lei conosce il direttore, no? Certo. Bene, a pieno. Benissimo, lo conosco. Ok. Vabbè, parlo con lei, anche se avevo piacere parlare con lui. Ma se vuole, tanto il suo No, numero per ce l'ho, lo me. posso ricontattare, mando un messaggio e lo veniamo a trovare magari direttamente noi. Come preferisce lei, No, se si sente più sicuro. no, vengo io, non c'è Vabbè, io ripeto, problema. se si sente più sicuro, allora le faccio, aspettiamo il direttore. Sì, preferisco perché devo parlare di movimentazioni bancarie, mi serve sapere delle particolarità, Va benissimo. movimenti, conti esteri, devo capire. E sinceramente non so se lei è... senza offesa, capisce Volendo cosa posso voglio rispondere anche io di queste cose, però dire? comunque Allora sia, parlo con ripeto, se lei, non vuole c'è aspettare il problema. direttore, aspettiamo il direttore. No, va bene, se lei è al corrente, giustamente non è un problema. Allora, le spiego molto Guarda, ci spostiamo soltanto tranquillamente. un po' più al Sì, centro, facciamo così. Dispiace assolutamente. Sì. se rimaniamo in piedi, sennò mi sembra No, no, indiretto. no, non c'è problema, ancora Ok. giovane lo sono. Senta, io Quindi. avrei bisogno di aprire un conto, ovviamente non americano, conto Ok. estero, su isole o vedete voi, perché ho bisogno di fare dei movimenti bancari particolari. Non posso qua in America addebitare questi conti, questi Sono soldi. movimenti, se parliamo un attimo Giri senza peli sulla finanziari, lingua, sì. se diciamo legali oppure sono affari un po'. Sono dei soldi che io devo far transitare da un conto all'altro, voi siete specialisti, e che mi ritornino puliti. Ho capito, ho capito. Non posso depositarli in America Io questi no, no, soldi. no, ho capito adesso, ho capito benissimo la situazione. Ovviamente è normale che nessuno di due si va a sbilanciare più di tanto, è normale, lo capisco. E giustamente ora che ho più appieno il discorso, io posso dire che stiamo lavorando per perfezionare tutto quanto questo discorso qui. Quindi non si sa ancora. Non abbiamo la certezza al 100%, io posso dire che il lavoro viene fatto, può essere fatto in 3 giorni o in 7 giorni, e in base a quanti giorni vengono utilizzati, uno a meno o più reintegro. Ok, però Ok. diciamo il restante è ancora tutto in lavorazione. Quindi lei non sa ancora una percentuale di soldi che potrebbero Diciamo rientrare su di lei. che su due piedi uno può pensare che sia un 30 se vuole aspettare 3 giorni, o un 50 se uno può aspettare i movimenti per 7 giorni. E ci diano più tempo di movimentare il tutto, però ripeto, sono numeri, questi delle percentuali fittizi, nel senso non sono concreti ancora al 100%. Ok, c'è un limite dei milioni o... perché io se vengo qua e mi scomodo fino qua da voi, Certo, non mi non vieni per scomodo 200.000 per... dollari, certo, ho capito, ho No. capito. Il movimento grosse quantità di denaro, Ma da quindi quello che devo so è capire. illimitata la cosa. Ok, perfetto. Va bene, allora tanto il mio numero ce l'ha. Il suo numero ce l'ho, posso sapere Sì. soltanto diciamo, se non vuole darmi un nome, un perlomeno con chi ho parlato, in maniera tale da riuscire a anche avvisare No, ma poi. tanto questa cosa la farò fare da un prestanome, io non mi interfaccio, io devo solo capire che i soldi dove vanno, quando tornano, poi sarà una persona terza che farà questa cosa. Ok, va bene. Mi chiamo Luis, può chiamarmi Luis. Ok, va bene se io rinomino soltanto ciò è lui, se in maniera Sì? tale che io so magari a chi riavvisare, ecco, tutto quanto, più che altro per quello. Sì? Sì, lei chiami mi chiami Luis e io le manderò un prestanome che farà questa cosa. Certo, poi puoi mandare quello che vuole, quello Sì. Sì, senz'altro, tanto per riuscire a capire, insomma. Mamma persona di fiducia. mia, impazzisco sto coso. Telefono? Okay. No, Sì. perché? Diciamo che io sono da un altro marchio. Io non ho ancora... Come cazzo si scancellano messaggi qua? Non l'ho ancora capito. E chip? Ok, sì, sono chip. Ok, sì, mi hanno girato un numero. Ok. Alcune già persone sono venute a parlare. Ah, perfetto, sì, ho avuto, diciamo, diversi nomi, Sì, ovviamente no, non. li ho mandati io alcuni. Che Ok, per privacy io, ovviamente non dico niente, quindi. no, 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 io so, io mando persone a chiedere, a vedere se lei mi dice la stessa cosa. Capisci? Certo. Non Ah, sono sì, un no, no, cretino, quindi. no, no, E lei ha immagino. detto la stessa cosa, quindi è persona di parola. Questo mi ha fatto capire che lei
non è una persona che dice cazzate. Avesse detto percentuale diversa, sarei già incazzato diversamente. Però lei è persona uguale e questo fa onore. Mi fa piacere che non è una persona che dice cazzate. La ringrazio. Prendo atto e ringrazio dei complimenti. Sì, poi c'è altro direttore con capelli più lunghi e bianchi, vero? Sì, è lui che dovrebbe arrivare a breve. Ok, va bene. Ed era lei che era presente ad alcune situazioni oppure no? Perché mi Non ho ricordo capito, una faccia. scusami. Dico, lei è stato sempre qua oppure si è radunato anche in altri posti dove? Per una fascia sua forse l'ho già Sì, visto. sono stato in un altro posto, proprio recentemente. Un'isola, diciamo. Sì. Ah, vedi che mi ricordo, era lei allora lì presente. Ho capito, allora questo Mancava mi solo il dà. direttore, ma se era in quella serata lì. Quindi questo mi dà più sicurezza, perché se è legato a certe situazioni sono consapevole che i soldi che le do sono in buone mani. Certo, quello senz'altro. Va bene, sono contento di questa cosa. Adesso appena lei ha un dettaglio, io non ho fretta di pulire, No, non quando mi mancano. io sto proprio salvando questi numeri qua in maniera tale che appena io ho la certezza, io li Guardi, io le dico, comunico a tutti quanti. io non ho fretta di pulire il denaro, io avrò quantità di 20-30 milioni, ma non ho fretta, me li tengo quando percentuale è chiara, quando le cose sono definite, allora io mi muovo. Non ho Certo. fretta, non mi mancano i soldi, questo è questo che vuole sapere. No, io non mi permetto assolutamente di fare conti in No, tasca a perché c'è nessuno. gente che corre senza soldi e vuole pulire con calma le cose, non hanno fretta. No, tanto prima o poi si fa tutto quanto, quindi. Ha voglia, ha voglia, è un momento giusto ci vuole. Sì, quello senz'altro. Va bene, mi ha fatto piacere conoscerla. Niente, piacere mio. Poi sarà un giorno, se prenderà fiducia, le farò provare uno dei miei vini particolari. Ci può Sono stare. collezionista di vini, sì. Ci può stare, Magari un giorno sono verrà a curioso. casa e sì. Le piace il vino, sì. Sì, preferisco il bianco. Vediamo cosa c'ho. Io prediligo il rosso Eh sì, ci principalmente, sta che il però. vino è rosso, è quello particolare, è È quello quello forte, madre, questo. certo. Certo, dai. Quello bianco frissantino è buono, non è male. Classica bollicina, voi direttori abituati a queste cose. Guarda, Noi, io gente sinceramente lo umile. preferisco, guarda, il bianco lo preferisco senza bollicine. Ah, Però, liscio proprio. certo, liscio, liscio. Beh, dai, buono col pesce, L'ho dicono. recuperato, dai. Eh sì, almeno quello, dai. Va bene, perfetto, la ringrazio allora. Niente, grazie a Così lei. ci aggiorneremo, tanto il mio numero ce l'ha e mi chiama, può chiamare Sì. tranquillamente. Va Ok? benissimo. La La ringrazio allora, compro nella porta. arrivederci. Sì, va bene. Buonasera. Salve. Buonasera. Salve, mi sono di fare un controllino se tutto va bene. Ma in che senso? Sì, è aperta la banca. Controllino, se tutto va bene, c'è qualche sospetto, qualcuno che le rompe le balle, capisci? Ah, Sì. ok. Controllino di routine, giro in tutte le attività, tutti i Ah, no, colleghi. sì, Siccome devo grazie, grazie. Grazie di è essere una stato. banca, Certo. ed è una delle più rapinabili, quindi passiamo un po' più Eh spesso, sì, ovviamente, ogni quando vediamo aperto. giorno è sempre la Calcola che era fila. un pensiero che io avevo attufato, adesso mi... Questa paura è risalita, ecco. Immagino, signore, immagino. No, grazie del pensiero, sinceramente. Attualmente, fortunatamente, non è venuto a rompere le scatole Ottimo. nessuno. Anche se qualcuno l'ha pensato, cioè, ah, quindi che potete essere rapidi, cioè, battutine del Ma una genere. domanda, scusi, voi di cosa vi occupate, visto che banche ce ne sono già parecchie? Noi ci occupiamo ovviamente di, più che altro sono di investimenti e di queste cose qui, insomma. Gli Mirko, mi spieghi, mi investimenti che ci spieghi. Investimenti. sono, sì, da questa settimana, da quello che sappiamo, inizieranno i pagamenti al governo delle tasse, quindi automaticamente, sapendo magari i bilanci delle aziende, sappiamo, diciamo, Possiamo investire il noi? loro valore, e può investire chiunque, qualsiasi cittadino, ovviamente. Sì, certo, intendo noi cittadini. Cosa? Intendevo noi Ah, cittadini, sì, poi mi sei, ma questo. la banca è aperta per tutti quanti, non è che è per un range ristretto Certo. di persone, assolutamente. E poi nello stesso momento ci stiamo sbloccando per avere accesso diciamo, all'immobiliare, quindi più avanti probabilmente ci sarà possibile di vendere immobili. E ci occupiamo anche di prestiti, quindi
Quindi se uno ha un possesso, una moto, una macchina o qualcosa di valore che può mettere in garanzia, in base all'oggetto messo in garanzia, può ricevere dei soldi in prestito, ovviamente Capisco. da risanare in tot settimane, altrimenti uno si rifà dell'oggetto che ha messo in garanzia. E queste Ok, cose, tocca insomma, all'attenzione. da banca, ovviamente. Ah sì, agli investimenti sono interessato, Sì, sinceramente. stiamo finendo di sviluppare tutto quanto il discorso perché col fatto che da questa settimana abbiamo, diciamo, più che i bilanci, i valori, chiamiamoli così, delle varie società in città, di settimana in settimana ovviamente crescono, diminuiscono e uno può investire ovviamente, c'è cioè un medio, basso o alto rischio, automaticamente di settimana in settimana ci sono i vari risultati. Che in settimana quindi si guadagna o si perdono tot soldi. Bravissimo. Ovviamente tutto quanto in lavorazione. Esattamente. Va bene, va bene. Se ha bisogno ci contatti il nostro numero di emergenza, arriveremo quanto prima. Grazie, quello sarà fatto senz'altro. Solo una cosa, prima provate ad entrare qualcuno dicendo ho qualche arma da prestarmi. Non so, al Perla mi sa che stava succedendo qualcosa. Ah, Però dimmi ottimo. soltanto Adesso questo. faremo un controllo anche al Faremo un Perla. Andiamo controllo. Sì, subito. andiamo, andiamo. Va bene. Grazie Ok, signore, buona serata, buonasera arrivederci. anche a voi, ragazzi. Rifinanziamento, come funziona? Di cosa? Rifinanziamento. I finanziamenti in senso gli investimenti. Eh Ah, sì. gli investimenti, allora stavo dicendo che col fatto che da lunedì iniziano un po' ad uscire fuori i valori delle società, ok? E io non ti posso dire come funziona perché ancora non lo sappiamo. Quindi appena abbiamo i valori delle società, ovviamente avranno un punteggio stimato e in base da come vanno settimana in settimana, ovviamente migliorano o peggiorano di settimana in settimana. E in base a lei quanto capitale ha messo con medio, basso o alto rischio può guadagnare o rimetterci. Ok, ma ce lo posso mettere adesso il capitale o devo Lo aspettare il può anche giorno? mettere adesso disegnando con quale rischio fare, soltanto che tanto finché non possiamo far partire le cose, ovviamente rimane tipo bloccato qui da noi. Ok. Capito? Quindi se vuole Allora lo aspettare quando è tutto faccio. Sì, concreto lo faccio lo può aspettando. fare tranquillamente. Fare investimenti in polizia, baglio. Sì, ovvio, ovvio. Ma la Quindi polizia sei non uno, l'hanno, mai teoricamente non guadagnerebbe. dovremmo averla Né messa. polizia né medici, mi sa, perché sarebbe fonte di Ah, i reddito medici. effettivo confermato, Ah, ma io so perché che il dottore si fa le te che canne. falisco un dipartimento di polizia è Diciamo improbabile. che ospedale e polizia non è messo in preventivo da quello che so. Un po' troppo facile. Sarebbe molto basso, rischi molto basso Ma e su più che 100.000 altro non dollari hai investiti fatturato, guadagni più che quasi altro non c'è 1.000 dollari. fatturato lì, quindi non sai No, è quanto. fatturato, c'è, ma non essendo esentasse, come essendo statali, non c'è un piano, ecco. No, beh, certo, nel senso comunque sia il fatturato, quello che è ovviamente dichiarato, nel senso quello che poi viene dato allo Stato, non quante tasse pagano, ma quanto incassa il locale, capito? Vabbè, se fa il conto, se sono ogni rapina, c'è anche rapina mezzo milione, capisci? Minchia. Ecco, quindi di multa 480.000 dollari. Poi tra Mamma l'altro mia, andavo sempre quindi coperto. ancora quei pazzi che vanno a fare rapine, madonna. Sì, vanno sui monti, fanno veramente. Adesso ce ne andate pure noi adesso. Minchia, Fino a ma un po' uno non viene ci siamo. arrestato in una rapina, ha perso 20 per In sempre, una perché? rapina, quella che le va bene al momento sono 12.500 di multa. A 12.500 di multa se li beccate, insomma. Sì, Ah, ma più minchia. volte ribecchiamo perché comunque abbiamo un buon dipartimento, quindi Buono, buono, sono contento allora. e poi facciamo i fuori figli. No, vabbè. Beh, ragiono bene col cervello, quindi sappiamo più o meno già molto molte cose sui criminali della città. Buono, Va bene, buona buono. serata, signori. Niente, buon lavoro a voi Arrivederci. ragazzi, Buona serata. arrivederci. Ciao, ciao. Ah, un'ultima cosa. Dica. Adoro. Cavallo. Ciao, amore mio. Ciao. No, raga, non ci credo, Giovanni. Salve. Buonasera. 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 Potrei chiedere lei per gli investimenti?
Sì. Tanto per sicurezza, magari dovesse passare qualcuno, qualche polizia, le chiedo di non essere mascherato cortesemente, grazie. Scusi. Allora, guarda, per gli investimenti io intanto premetto che stiamo elaborando tutti quanti i dati. Mm-hmm. Okay? Quindi automaticamente se tutto va bene lunedì, martedì si avvia tutto quanto. Ok, per il semplice fatto che da lunedì a martedì ci sono le varie tasse pagate dalle varie società, mm-hmm. e quindi automaticamente abbiamo un valore dei loro locali, e quindi poi che succederà? Che ogni settimana in settimana possono migliorare o diminuire il loro valore, e quindi chi ha investito potrà guadagnare o perdere in base al loro rischio, se è basso, medio o alto. Quindi io posso dirti che se lei vuole partire con l'investimento e con quale rischio diciamo andare, può intanto depositare e segnalarlo. Poi quando si avvia tutto quanto il discorso degli investimenti delle varie società e tutto quanto, viene ricontattato per scegliere la società. Perfetto. Però attualmente proprio il 100% sugli investimenti non posso sbilanciarmi più di tanto, proprio per il fatto che finché non abbiamo i vari titoli, ok, delle varie società, non possiamo azionare. Non è un problema. Ok. Quindi se già magari si può depositare. Sì, intanto può fare un qualcosa. Un secondo solo. Allora, lei è il signor Jack Clark. Scusa, faccio spelling J-A-C-K e Clark è Clark col K senza il C-K, giusto? Sì, senza okay. K. Ok. Allora, mi dà intanto il suo numero. Allora, un attimo. Anche il prefisso dei tre numeri tra parentesi. Sì. 480 404 0627. Allora, 480 404 0627. Perfetto. Ok. Quanto era l'investimento che voleva fare? Mezzo milione. Ok, poi la scelta sarà di basso, medio o alto rischio? Facciamo un medio. Ok, secondo che le fatturo il tutto. Perfetto. Perfetto. Ok, appena abbiamo notizie, ti ricontattiamo subito. Perfetto, ragazzi, grazie okay, mille. Niente, arrivederci. Grazie a te, arrivederci. Oh, tu fermo. Buonasera. Buonasera. Salve. Come va? Bene, bene. Ma il suo è il cane che sta andando via? Sì, è mio. Non mi piace che entri... che cammina da solo, se ne sta andando? Sì, non mi piace che entri in questi posti. Ok. Capito? Sì. Io ho aperto un conto con mio fratello, fine di investimento. Lei è il signor? Blake. Mi sa che era intestato il nome di mio fratello, perché non potevo ancora intestarlo. Cognome? Blake, cognome. E nome?
Il mio è John, ma il suo è Benjamin. Ok, Benjamin, Black, perché è Blake, no, sì, Blake. È Black, scusami. No, è Blake. Black, sarebbe Black, sarebbe giusto? Sì, sì, sì. Ah, devo correggere un secondo. B-L-A-K-E. Ah, è vero. Non si preoccupa. Vai, volevo sapere un po' come eravamo messi. Mi ha detto una settimana. Allora, circa. Intanto l'ho aggiornato perché aveva scritto male. Comunque Benjamin ci stava, ecco, quindi no, comunque sì, quadrano sì. Le cose. Allora, guarda, noi per fatto degli investimenti, intanto comunque ce l'abbiamo ancora tutta quanta la somma definita, in quanto stiamo ancora avviando la pratica, perché da questa settimana, da lunedì, i vari locali che ci sono in città avranno per la prima volta il pagamento della tassazione e quindi sappiamo il loro valore. Quindi da questa settimana, se tutto va bene, inizierà più che l'investimento, inizieranno un po' i calcoli per come far risultare i guadagni o le perdite. Capito, capito. Un po', diciamo, sì, il sì, sistema. Sì, sì. Automaticamente mettendo a posto il sistema, okay. Quando avremo il nostro tutto quanto il sistema di funzionamento, quindi possiamo investire soldi, chiameremo poi le persone. Noi abbiamo il numero 205098210 che penso sia di Benjamin. Ripetimelo. 205098210. Sì, sì, ok, sì. Perfetto. Quindi ha fatto tutto quanto a conto di Benjamin. Sì, sì, esatto. E chiameremo uno a uno e illustreremo come sono i sviluppi e faremo decidere alle persone un po' il cosa vorranno decidere di fare. Ma va bene, va bene. Ok. Vabbè, a posto, noi rimaniamo così. Va benissimo, perfetto. Ciao, bello. Ciao, buona serata. Buonasera. Aspetta che non la sento. Mi sente? Ok, ora sì. Perfetto. Salve, e io avrei dei soldi. Ok. Dei soldi non rintracciabili. Ok. Che dovrei scambiarli in soldi puliti. Ok, gliela manda qui, scusi. Non ho capito. La manda qualcuno qui? No. Come fa a venire qui a, diciamo, a colpo sicuro, pensando che possiamo fare un lavoro del genere? Perché per le mie conoscenze so che è qui che posso fare questa determinata okay, cosa. Vabbè. Giustamente, ovviamente, non sapendo chi è, soprattutto con le maschere, è normale che vado un attimo in allerta, capisce, no? Certo, certamente. Allora, guardi, io intanto le dico un attimo la situazione. E certamente. Stiamo cercando, stanno per arrivare più che altro, determinate conferme. Okay. Quindi fino a quel momento là non possiamo svolgere questi compiti qui. Manca veramente poco, roba di giorni. Veramente di giorni. Perfetto, perfetto, nessun problema. Dopo quella conferma più che altro di calcoli, mettiamola così. Certo, certo. E potremmo fare tutto quanto il lavoro necessario. So soltanto di certo che adesso di concreto... E se verrà poi confermato, non parlo di percentuale perché giustamente quella ancora dobbiamo avere stabilire notizie, ma è a 3 o a 7 giorni. Perfetto. Okay. E va bene, grazie della disponibilità. Niente, ci mancherebbe. Vuole lasciarmi un recapito in maniera tale che sì, mando un messaggio? Sì. Ok, allora guarda, intanto le mando il mio numero. Prendi un po' la valigetta. Perfetto. Ok, squinizzo? Sì. Okay. Gli faccio uno squillo così. Lei ha chip? Sì. Se me lo vuole mandare facciamo prima. Penso. Sì, 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 se riesco con la sim lo faccio. Ok. Faccio backup. Salvo. Ops. Mi senti? Sì, dammi 2 minuti, sto in banca. Ciao.
Ok, vediamo se mi ha fatto il backup della SIM. Allora, qua. Niente, non mi fa il backup. No, ma se non mi fai lo squillo, non problema. Vabbè, dai, magari faccio uno squillo tra i 3 e i 7 giorni. Ah, più che altro io non so il tuo numero, quindi poi non... Se, ah, allora, okay, allora se mi trova a non parlare di una determinata cosa è per quel motivo. Dai, allora faccio lo squillo così. Ok, mi... eccolo qui. Allora, rifiuto. Perfetto. Ok, almeno così, meno male c'ho il tuo... Sì. Ok, ecco, come cognome ho scritto per lavatrice, quindi... Posto. Sì. E grazie mille. E niente, grazie a voi per essere passati. Buona serata anche a voi, arrivederci. Sì. Ah, lui. Sì. Aspetta, corrichiamo perché. È dietro di te. Per me? Eccolo. Con un outfit davvero molto appariscente. Chip. Bello Ava, come stai? Ciao Ava. Bene, bene. Ti presento Adriano, il direttore. Oh, buonasera. Giampiero. Vabbè, io sono... Hai detto Adriano, te? Sì, amico Adriano. Vanno bene tutti i nomi. Hai ragione. Ma lei è un poliziotto? Ha una divisa? No, è la mia divisa da elegante. Ah, molto carina. Grazie altrettanto, anche mia mamma lo dice. Fa piacere. Box lei? No, è che si abbinavano con i capelli. Non capisco. Io comunque sono Avon. Piacere Avon. Il nome va detto due volte perché è troppo forte, quindi... Quindi se la devo chiamare Avon. Esatto. Ok, Avon. Non so se il caro amico Chip qua gli ha parlato un po'. Di lei? No, gli ho detto solo che volevo presentarle questa persona, ossia te Avon. E... che probabilmente è interessato ad entrare a far parte della Men's Bank. De. Voleva sapere, sì, un po' le funzioni che poteva svolgere. Ci servirebbero delle persone come lei che attirano una clientela, un giusto tipo di clientela. Li facciamo il colloquio, Chip? Facciamo il colloquio, più che altro poi sono interessato perché lui conosce molto bene le persone, perlomeno sa conoscere le persone. E quasi quasi a lui farei tipo uno stipendio a provvigione. Che ne pensi? Nel senso che sì. Cioè, noi prendiamo, fai conto, un tot di deposito della gente quando apre il conto da noi. E magari, visto che il cliente l'ha portato a Avon, magari fai conto, si prende una percentuale. Fai conto, noi prendiamo il 10% di quello che depositano. Avon magari prende il 2 del 10%. Sì, si può fare. Dai, entriamo, okay. Andiamo in ufficio, così ne parliamo. Non va bene. Entrerò in ufficio. Hai visto? Prego. E con la porta aperta. Hai visto? Questi sono grandi passi per Avon. Oh, pure l'ufficio ad angolo. Allora, fai tu il colloquio, ci penso io. No, fai te, io lo conosco bene, quindi vorrei che lo conoscessi te. Allora, Avon, parlai un po' di te. Avon, scusa. Allora, da dove comincio? C'è tanto da dire. Sono dalle nato... basi, del principio, per favore. Mi piace conoscere le persone a fondo. Sono nato tanto tempo fa. Mia mamma è morta. Poi ho incontrato... Mi dispiace. No, tranquillo, a me no. Poi, vediamo. Le parti importanti, i momenti salienti. Ho conosciuto tante persone, molte cattive che prendono in giro, però mi sono sempre rialzato in piedi. Il mio motto è: se cadi 7 volte ti rialzi 8. Poi, non ho mai avuto un soldo. Infatti appena Chip ha lavorato, ha detto Avon che ha lavorato in banca, ho detto uff, qua si possono fare soldi. Infatti anche lui mi ha detto che potrei portare molti clienti. E io mi fido di suo parere. Chip è grande amico. P-
Poi, è una persona squisita. Non l'ho assaggiato ancora, però penso di sì. Arriverà il momento per assaggiarlo. Ok, bene, bene. Sarà più tardi possibile. Beh, questo lo decide il direttore, Chip. Lo so, sì, hai ragione. Ecco. E poi... Boh, diciamo che non ho avuto una vita così spericolata. Ho lavorato alla rimozione. Ero vice direttore. Della rimozione? Esatto. Sì, ero il suo vice direttore. Oh, interessante, quindi vi conoscete già da molto tempo. Sì, ci conosciamo molto tempo. E diciamo che già un passato nell'imprenditoria. Esatto. Io ho detto, la sua grande qualità è riuscire a conoscere le persone. Poi è sempre stato povero praticamente, perché sperpera i suoi averi. No. Però Sono investimenti. Giusto. Investimenti, ci sta. Però comunque sia, è molto abile a farsi conoscere. Come vedi, ha una personalità molto particolare, molto forte. Ed è anche molto, secondo me... potrebbe risultare molto innocuo, ecco, nel senso che sa farsi di convincere le persone, nel senso di lui la gente che lo va a conoscere, dopo un po' che lo conosce, insomma, si va a fidare di quello che dice, perché risulta molto simpatico, capito? Sì, capisco. Fatto sta che gli avevo dato tipo un... diciamo un obiettivo ad Avon. Ah, sì? C'era anche in poco tempo, già aveva trovato dei contatti per quanto riguarda il denaro, quello un po' sporco da pulire. Capito? Ah, mi ha chiamato un tipo a proposito. Che ha detto? E non ho risposto, era il numero sconosciuto. Bene. Mi fanno paura. Giusto, mi sembra giusto. Io ho avuto un colloquio abbastanza difficile prima invece. Come? Sì, è arrivato uno di una famiglia molto forte, dice, io ho tanti milioni da pulire. Addirittura? Sì, roba di 30 milioni, una serie del genere. E è venuto a prendere delle informazioni su quello che potevamo fare, gli ho detto, guarda, ancora non abbiamo le certezze, però i giorni sono a 3 o a 5, le percentuali le stiamo lavorando, però fai conto che potrebbe essere un 30-50. E lui ha detto soltanto che manda prestanomi, quindi è venuto soltanto a informare, a vedere se era un uomo di parola, perché il prestanome che era venuto prima gli aveva dato delle informazioni, quelle se erano giuste, quindi ha detto se no mi sarei arrabbiato, ha detto bene, addirittura ha detto andiamo bene. Però tante persone stanno aspettando questa pulizia. Ma si è presentato questo signore? No, non si è voluto presentare, è rimasto in anonimo. Cioè, mi ha detto, perché poi il numero l'ho preso, e ho detto comunque li devo ricontattare tutti quanti. E, oddio, il cognome gli avevo dato lavatrice. Scugniz, niente, rimane con Scugniz. Capito? Sì. No, lui si chiama Luis. Ok. E lui al plurale. Sì. Però c'ho tante persone, cioè abbiamo il direttore dell'Asgard, il direttore del Perla, Oh, che cazzo sta succedendo? Mi stanno aggirando il telefono, ma spero che non prendano le mie fotine, per favore. Io ho le fotine dei poliziotti sexy. Poliziotte? Poliziotti. No, non mi interessano quelle. Amon. Vabbè, allora, per me, cioè, se andiamo. Tu... Siamo al 703. Ma non ho voglia di correre, sono un po' stanco. No, corre l'auto, non corri tu, Amon. Ah. Sì. Al massimo potrei prenderti in braccio. Oh. E portarti ovunque tu vorrai. Potrebbe interessarti all'osservatorio. Il mio cuore è per un poliziotto pelato. Dovrei avere un appuntamento stasera. Non ho capito, l'ho conosciuto oggi. No, non doveva andare così. Non doveva andare così. Non vorrei. No, a parte ancora sono del contento colloquio. E dispiaciuto nello stesso momento. La domanda:
del... mio capello, allora, sono contento e dispiaciuto nello stesso momento. Oggettivamente sì, sono molto belli, lisci e bianchi. Sono molto leccati. Esatto. Però appunto io ho un debole per i pelatoni. Comunque facciamo perché una cosa. Ci vedo io c'ho un'altra cosa, riflesso. Un altro coso molto pelato. Molto limpido. E non vorrei deludere le aspettative del pelatone, però. Ma riesci a soddisfarti il pelatone? Come potrei soddisfarti io? E non abbiamo ancora... Oggi dovremmo avere l'appuntamento. Col pelatone? Esatto, appuntamento a 4. Io, il mio protettore, lui e una mia amica. La tua amica è nocciolina? Da. Da? Ma sei russo, Avon Avon? Da, sono russo. Oh, interessante. Mi piacciono le russe. Sono curioso di questo appuntamento. Ce lo mi seguo. Ma per caso c'è posto per altre due persone in questo appuntamento? Appuntamento 6? Sì, sì, una sì, piccola riunione. C'è posto. Ops. Chip, abbiamo trovato cosa fare. Un appuntamento. Ci può stare. Però vi devo avvertire, c'è un altro poliziotto che è il mio protettore. E quindi? No, non lo so, ma metti che vi stanno sul cazzo i poliziotti, che ne so. Ma prima sono passati molto tranquillamente a sapere se era tutto ok, se ci avevano minacciato. Chi è che era proprio il pilatone. No, sono venuti a domandare se era tutto ok, se ci avevano minacciato, se ci abbiamo avuto problemi. Non è che ci deve minacciare a noi, era ma mi hanno visto. Capito? Ok. Comunque vogliamo dare qualche obiettivo ad Avon intanto? Cioè, con la prima assunzione cosa può vedere lui per evitare problemi? Niente. Posso solo aprire le porte? Cioè, solo la porte principali, non penso riesca ad aprire Avon, sei pronto? No, sono Avon. Io ti sto per assumere. Potrei fare soltanto la... Mumu, adesso mi dici quello che vedi. Diciamo che sei solo lo stagista. Sei lo stagista del momento, anzi. Eccolo qua, emozionato. Allora, dimmi un po' cosa vedi, andiamo a vedere. Allora, vedo una porta. Vabbè, tu adesso puoi aprire e chiudere se non sbaglio. No, no, questi di qua no, questi di qua no. Questi sono i nostri. Qua non c'è la chiave. Neanche questa può aprire. Neanche questa? No. Ah, buona. Forse quella può aprire. Sì, posso. Vabbè. Questa? Prova. Te la fa aprire? Ah no, non posso. Okay. Però è aperta. Qua te le fa aprire? De. Te fa aprire qualcosa? Sì, degli scaffali. Ok, quindi questo qua il deposito lo puoi vedere. Questo lo vedo, de. Qua dietro non vedi niente, giusto? Ma giusto pure per sapere. Vedo il negozio. Vedo l'armadietto per i vestiti. Cazzo, ok. E basta, giusto? No, è anche questo. Ah, anche questo, vedi? Sì, ma non... Vediamo? Sì, vabbè, il deposito accedere. Per i dipendenti questo, sì. No, scusa, quello nostro? Di là il nostro. Ah, quell'altro è un deposito? Sì. Ah, ok, allora qua levo la roba. Vabbè, cosa... Vabbè, sì, soldi ci sono... sporchi, il documento, il macete. Ah, ma dove sono i soldi sporchi? Ah, 20k lì, l'avevo visto, sai? Lo so, messi apposta là. Scusa, brividino. Ok. Marco obiettivo. Ah, buono, senza te lo dico, massima serietà, eh. Quindi tu qua la cassaforte la vediamo, ok. Sì, deve andare tipo su solo questa, cassaforte, solo qua lo possiamo sì. prendere, ok. Perfetto. Sì, questo è solo nostro, okay. Il boss menu. Mi raccomando la serie d'Avon. Assolutamente, capo. Se no, Avon, il don grosso si fa il don grosso ti fa fare un bel viaggio. No, assolutamente.
Allora. Oh, scusate. Allora, vogliamo dare degli obiettivi a Davone intanto? Secondo me, come hai detto tu, allora vediamo un po' un attimo. Allora, vediamo un po' un attimo il discorso, come funziona, cosa abbiamo. Allora, noi abbiamo gli investimenti. Però dagli investimenti purtroppo non possiamo. Ma non sono illegali gli investimenti? No, investimenti no. Investire, come? Non fanno letteralmente male. Con l'auto. Abbiamo i prestiti. Ma, scusa, ma tu hai fatto due prestiti? No. Io sì. No, uno. Perché due? C'è il Castrol e Nathan. Uno di 15 euro. No, Nathan è sempre quello là, era la pratica. Ok, quindi la pratica è quella, ok, da qui. Quindi Castrol, quello è 15.000, ma a settimana comunque, lo ricordi, sì? Cosa, scusa? Lui ha fatto quello a 15%. Quindi sì. 15.000 deve pagare. Gli dava in una settimana e deve dare 15.000 più il 15%. Ok. Che sono tipo 17,50 prese. O no? Mo te lo faccio al volo. Sono 2250 al 15%. Quindi 17250. Okay. Anzi, mo lo chiamo, vediamo. Possiamo fare una cosa, Avon. Possiamo fare una bella cosetta. Riscossione debiti, vado. Allora. Inchia. Vado, li ammazzo tutti. Bravo. Dopo mi che piace. Mi pagano. Gli rubo, no, i soldi, le case, ragazzi, in caso se non dovesse pagare, lì prendiamo la moto. Va bene. Era il... No, allora, possiamo fare così, Avon. Non si può fare accordo con rimozione. Possiamo fare tre possiamo farti fare tre guadagni. Ok? Allora, primo guadagno sono conti deposito. Tu dimmi se ti va bene, direttore. Nel conto di deposito noi prendiamo il 10% di quando uno deposita i suoi soldi nel conto. Ok? Aspetta, se ce lo porti te... Ok, ripeti un attimo. Allora, noi prendiamo il 10% di quando loro depositano i soldi. Ok? A te ti riconosciamo il 2% di quei 10. Ok? Poi abbiamo le cassette di sicurezza. Ok? E il pagamento è 5, 10 o 15.000 in base agli oggetti che loro devono mettere. Ok? A te diamo 1.000, 2.000 o 3.000 dollari in base a quello che loro scelgono. Allora, io qua sto facendo finta di scrivere, quindi se poi mi mandi una mail fai prima. Va bene. E poi i prestiti. Che dici, qualcosa sui prestiti, detto? No, se vabbè, trova quello... gente che si può... Sì, fa un se prestito... vuole qualche prestito, sì, in caso poi ovviamente gli accenna qualcosa e poi concludiamo noi in caso. No, ma noi possiamo anche concludere sempre, però se ce lo porta lui il cliente, insomma. Ah, no, sì, intendi sempre a percentuale? Sì, sì, cioè noi prendiamo i vari percentuali di sta gente, facciamo il 5% delle varie cose, dei prestiti? Dei prestiti, sì. Ok, allora aspetta, ti mando un'email privata, a meno te lo scrivo. Infatti, perché io qua sto disegnando. Io a Castro gli ho scritto. Ecco qua. Guarda Cip, ho fatto una villa. Guarda. È la villa, complimenti. Allora, ti ho mandato un'email, mio caro Avon. Dove possiamo scrivere questi accordi con i dipendenti? Possiamo fare una nuova sezione. E la intitoliamo Avon e lì alleghiamo il tutto. Quella sezione è tutta mia.
Questo chip tu non ce l'hai la sezione tutta tua. No. Quindi adesso tu rispondi a me. Ma non mi sembra, bravo. Si stanno invertendo i ruoli qua. Ok, c'è da fare? In auto. Ma per riscuotere i veicoli di quelli che non pagano, ma fare tipo un accordo con rimozione? No, no, chiamiamo... Oh sì, sì, cioè sarebbe carino come roba. Infatti. Per che cosa, scusa? Per rimuovere i veicoli ci affidiamo alla, alla rimozione. Eh no, non puoi sapendo cazzo star veicolo. Lo scopriremo, noi abbiamo le nostre fonti, fonti magiche. Ah, fangula, va. Come facciamo a ritirare un veicolo? Vabbè, noi lo affidiamo al personaggio. No, a parte che sappiamo... Tipo, se sto tizio entro sta settimana non dovesse pagare, io come glielo prendo la moto a quello? Ah, dobbiamo avere il nome e cognome della persona, la targa del veicolo. Sappiamo, dobbiamo andare a rintracciare la persona e dobbiamo riprendere il veicolo. Ovviamente serve il nostro CEO. Dovremmo recuperare qualche scagnozzo che si occupa di recupero crediti. Vado a prendere nocciolina un attimo, arrivo, che se no arriva a piedi fin qua. Dove ci vediamo? Dai, andiamo a prendere insieme, dai. Andiamo, prendiamo il Bentley. Oh, no, Avon, usiamo il Bentley, non ti preoccupare. Qua siamo uomini d'affari. Vai, va bene, guido io. Roviniamo la nostra scena se andiamo in giro con quel catapecchio. Ma guido io, Chip, sono sottoposto. Documento. Non ce l'ho. Come no? No. Vuoi un prestito? No. Se vuoi la mia patente ti posso vendere. Va bene. Quanto mi dai? 1500. Di più. 600. Ti dico di più e mi dici di meno. È quello che ho su di me. Quanto hai? 620. No. Ma tieni una macchina dei ragazzi. No. 250 li metto. Niente io. No. Va bene. Neanche una moto. No, non c'è niente, sono povero. Minchia. Infatti tutto questo che c'ho addosso è tutto fake. Facciamo minchia. $800. 850. Anzi, 870. Riabbasso 800. No, come? No, è per lui. No. 900 e non se ne parla. Farmela ristampare costa 3000. Minchia. Vabbè, ma scusa, falli due soldi, cavolo. Se ti compri la macchina puoi passare allora in banca, chiedi in prestito. Esatto, facciamo 4000 se vuoi. Capito? No, 4000 se riesci ad arrivare a comprare una macchina. Poi vieni in banca da noi. Che macchina, chi ce l'ha la macchina? Capito? Vabbè, non ne vuoi comprare la macchina. No, chi ce li ha i soldi? Scusa, nessuno ti dà i soldi, nessuno fa, non lavori, non fai niente. No. Ma com'è possibile? Come mangi, no. Scusa? Mangio. Con i resti che trovo qua al Perla. No, sì. Dobbiamo purtroppo rimediare. Sì. Allora, ti offro un prestito di chip. No, se non c'è niente non possiamo vedere. Come no? Ha detto che ha la macchina. Non c'ha la macchina. No, non ce l'ho. Ok, allora. Ascolta me. Sì. Ho 1000 chips se vuoi. Puoi giocare... casino. Guarda, se me ne dai quei 1000 te le do a 600. No. 500 potresti consumarlo dentro, manco ci potresti uscire, calco. Non li puoi cambiare finché non... Vabbè. Sono un criminale. Allora, vabbè. Io non lo dico alla polizia se mi dai la tua patente. No. Va bene, affare fatto. Ah no, aspetta, ho detto no. Quindi me lo fai questo prestito? Posso dare, gli avanzi che trovo delle aerocosse qua? Dai. Vabbè, io me ne vado, bella raga. Me ne vado al bello io. Andiamo. Dai, dammi qualcosa, dai. Ma nocciolina sta parlando con due belle pischelle, mi sa. Uff. Oh cazzo, che cazzo mini la macchina? E no, era un po' ammaccata.
Ah, fanculo.